Ringraziare tutti voi, tutta la cittadinanza, tutti, nessuno escluso. Ringraziare i consiglieri comunali, tutti, non solo voi 12 che siete qua, ma anche gli altri 12 e noi all'altra parte che non ce l'hanno fatta, perché anche loro hanno partecipato in maniera democratica a questa competizione e quindi ha arricchito ancora di più l'affermazione di questa seconda sindacatura. Secondo mandato. E quindi una grandissima responsabilità, come dicevamo prima, perché questa rielezione con questa grandissima fiducia dei nostri concittadini ci carica di una responsabilità ancora maggiore, perché abbiamo avuto ancora una volta la consapevolezza della straordinaria fiducia che c'è nei confronti non tanto del sindaco, ma di questa amministrazione. Infatti voglio sottolineare che l'ossatura, lo zoccolo duro, io ricorderete, parlavo 5 anni fa di una maggioranza granitica, coesa, e lo abbiamo dimostrato anche perché la presenza di tanti assessori, di tanti consiglieri che da 5 anni costituiscono il nostro gruppo, che è stato arricchito alla presenza pregevole di ulteriori elementi, ci consentirà di proseguire il nostro lavoro. Questo faremo, semplicemente proseguire il nostro lavoro. Abbiamo le idee chiare. Un lavoro che sicuramente sarà anche arricchito dalla presenza dei colleghi dell'opposizione, i quali troveranno, già lo abbiamo detto, anzi vi ringrazio per gli auguri che mi avete fatto, anche pubblicamente, troveranno sempre la porta del sindaco aperta, come è sempre stata, quindi da parte mia, ma da parte nostra, perché noi siamo un gruppo, siamo un'amministrazione, lavoreremo tutti insieme e quindi saremo felici di accogliere le vostre proposte, le discutiamo naturalmente per il bene del nostro paese. Quindi semplicemente voglio rinnovare il mio ringraziamento a tutti, soprattutto a tutti i miei concittadini che continuano a festeggiarmi. Una cosa che mi sta emozionando in maniera straordinaria è il fatto che a distanza di giorni tutti i cittadini comunali a salutarci, ma non solo a me, a tutti i consiglieri comunali, e leggo nei loro occhi felicità, soddisfazione e soprattutto grandissima fiducia. Sono stati anni complicati, difficili, ricorderete il Covid, quindi noi ci auguriamo che questi 5 anni siano più sereni, perché abbiamo fatto bene nonostante le mille difficoltà, e quindi sono certo che faremo ancora meglio tutti insieme, come siamo sempre stati, anche nei prossimi 5 anni. E colgo l'occasione per fare gli auguri naturalmente al Presidente del Consiglio Angelo Carlisi, al Vicepresidente Lucia Maria Lombardo. Auguri, grazie. Auguri. Ringrazio il Segretario Comunale, come sempre presente, l'abbiamo voluta fortemente per queste occasioni di festa. Oggi è una festa e quindi la finiamo in maniera sintetica. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti noi.